Questa è una cosa che mi ha sempre molto, molto affascinato, molto curiosito, ma anche proprio affascinato, che è tutto appunto l'enorme lavoro che voi fate prima, dentro, fuori, lontano dai lettori, fuori campo, lontano dalla macchina da presa. Forse quasi l'essenziale si gioca lì, però appunto tu sei andato a parlare, cioè avrai incontrato, non so, 2, 3, 5, 10 minuti, poi pensi, però un cerino di Bolzanetti. No, no, io per questo sono andato anche dentro una. Mi hanno fatto entrare dentro il cellulare, ho passato una giornata davanti allo stadio di loro, ho visto quello che succedeva, ho iniziato a percepire che vuol dire stare all'interno di una cosa per 15 ore al sole con una bottiglietta d'acqua, una mela, un panino, quando vedi dall'altra parte gli ultras che ti attaccano, che cosa ti viene fuori. La prima cosa che mi fece impressione, quando noi facevamo le esercitazioni per questa cosa, mi misero un manganello e uno scudo davanti. E noi facevamo questa esercitazione e c'era di fronte uno che a un certo punto spingeva. Ora io non sono uno che se c'ha un manganello in mano è tanto felice, non sono uno che se c'ha uno scudo in mano è tanto felice di poterlo usare. Ma l'animale dentro di me che viene aggredito reagisce. Allora, io faccio un mestiere in cui le categorie di pacifista, guerrafondaio, sono e devono essere sempre relazionate all'evento. Io ho capito di essere una persona che, se è aggredita, può reagire. E la stessa cosa avviene quando giriamo un romanzo criminale. Io non sono mai stato un appassionato di armi, non ci ho mai giocato da bambino, non mi piacciono. Banalmente, mi divertono. Scena in cui si doveva sparare al barone Rossettini e quando la macchina da presa era sotto di me si doveva vedere sparare. Quando la macchina da presa era lontana, inquadrava l'attore che lo interpretava, avrei potuto sparare basso e anche fare boom. Mi sono sorpreso e sono tornato a casa scioccato dal fatto che non riuscivo a non fare così. E quindi io sono uscito di casa dicendo: io le armi le detesto. E sono tornato a casa dicendo: le armi sono attraenti. E oggi rimane che a me le armi non piacciono, ma rimane che quell'essere umano che io pensavo di essere quando sono uscito di casa è stato sconfessato dal fatto che avere un'arma in mano, per quanto al cinema, mi ha fatto pensare di me. Ero qualcos'altro. E questa è una cosa che mi interessa, ringraziando Dio sono armi finte, ma io non posso garantire che se domani scoppia una guerra civile qualcuno viene a bussare alla porta a casa dicendo: io ti devo ammazzare a te e la tua famiglia, non reagisco. E per questo non posso fare politica, per questo non posso dire che io so di essere una cosa, ma per questo dico che a me non mi interessa dire io sono una cosa sola. Per questo vado a Sanremo, per questo faccio. No, perché penso che ci sia un'ipocrisia di fondo, perché penso che ci sia una paura di fondo, perché penso che ci sia una censura di fondo, molto permessa. Mentre io so che tutti quanti noi qui dentro abbiamo dentro degli istinti, che io ho la fortuna di fare un mestiere che ogni tanto vanno a essere solleticati, perché così possiamo anche vedere i rischi dell'essere così. E in questo penso che ci sia ancora una funzione sociale, questo mi fa piacere. Un filosofo francese citava sempre una sua vecchia zia che diceva: io non so cosa passa nella mente di un assassino, ma so cosa passa nella mia e mi basta. Perché è vero, siamo tutti poi potenzialmente. Però io la cosa che ero ancora più curioso di sapere, certo, la pistola è, come dire, prescrive tutto quello che bisogna fare, quindi avere una pistola in mano ti cambia. Tutte le macchine, in fondo, anche la pistola è una macchina, per stare influenza il nostro comportamento, sono protesi, sono nate per qualcosa, quindi corrispondono a qualcosa di profondo, che ci portiamo dentro senza neanche sapere. Ma insisto, quando poi ti trovi davanti appunto un personaggio che sarà confuso, sarà anche carico di umanità, ma insomma è andato a spaccare testa a Bolzanetto, cioè come stabilisci un rapporto? Lì poi devi comunque entrare in rapporto con questa persona. Non lo stabilisci in effetti a quella cosa, noi ci siamo lasciati sapendo che noi in realtà non stimavamo quello che pensavamo nei confronti della vita, cioè lui è
lui è convinto di quello che ha fatto, e io penso che sia stata una delle piaghe della nostra... Cioè, l'incontro ha cambiato te, ma ha cambiato un po' anche lui, secondo te? Penso di sì. Non lo hai più sentito? No, ci siamo ogni tanto mandati dei messaggi, lui poi non è stato tanto bene, e la cosa mi è dispiaciuta. Ci siamo mandati dei messaggi, ci siamo salutati. Per me è stato un periodo importante, quello. Rimane che io penso che lui abbia sbagliato e rimane che lui pensa che io non abbia capito. E su questo poi adesso non vado a scomodare zie di filosofi, però c'è un libero arbitrio, insomma, poi nella nostra esistenza noi abbracciamo fondamentalmente quello che siamo o quello che decidiamo di essere. E io decido di essere una persona che non sarebbe entrata in quella scuola, in quel modo.